domanda, anche se è retorica, è: il classic physique è meno prevedibile, più imprevedibile dell'open class? La risposta ovviamente è sì, perché nell'open class, diciamo, io do abbastanza per scontato che vinca Philippe, salvo sorprese allucinanti, ma la battaglia, secondo me, è tra Phil e Big Ramy, caso chiuso. Comunque, questi sono i qualificati al Classic Physique Olympia. E ci sono quasi una decina di nomi bestiali che potrebbero contendersi il titolo, perché secondo me il Classic Physique, i criteri di valutazione, quello che vogliono i giudici non è ancora ben chiaro. Infatti abbiamo visto due campioni in due edizioni diverse. Quindi il primo campione è stato Danny Hester nel 2016 e ovviamente Brian Ansley nel 2017, che ha vinto anche l'Arnold Classic quest'anno. Però ci sono quindi Brian Ansley, Chris Bumstead, George Peterson, che secondo me è un ottimo bodybuilder ma di cui non si parla per niente, Alash Rabar, altri interessanti, Steve Lorius ovviamente, Regan Grimes, David Hoffman. E poi vabbè, c'è anche il nostro Petar Duper. Però, vediamo un po'. Brion ovviamente è il favorito, essendo il campione sia del Classic dell'Olimpia che dell'Arnold Classic. Questa è una foto di oggi. Ovviamente è grasso, tra virgolette. Non è definito, non è in contest shape, però le linee ci sono, sappiamo com'è lui quando è sul palco. Questa è una, quella sinistra è una relaxed pose, per chi non lo sapesse. Nel bodybuilding, nell'open class, nella 212, non sono sicuro se anche nella classic, prima di iniziare i paragoni, le routine, ci sono le cosiddette relaxed pose, che sono due laterali tipo questa, una frontale e una posteriore. Questa è una mantis pose, cioè la posa della mantide. Però lui si gioca ovviamente il titolo, secondo me, con Chris Bumstead, che secondo me vincerà quest'anno, perché è quello di cui si parla di più in assoluto. Cioè, questa è una foto con Zane Watson, che è uno della 212, Flex Lewis, lo stesso 212, e poi c'è lui che è Classic Physique, però non sembra più piccolo degli altri. Poi ovviamente è off season. Come ben saprete, nel Classic Physique ci sono dei parametri in cui bisogna rientrare. Se uno è alto un certo tot, deve pesare entro un certo tot, non è che uno arriva e pesa quello che gli pare. Classic Physique ha delle regole ben precise, dei parametri da rispettare tra peso e altezza. Questa è una foto del Mister Olympia. E lui l'ho visto molto migliorato quest'anno, soprattutto nei bicipiti, che sono il suo punto debole, sono il suo unico punto debole. Però a me ricorda molto anche Dorian Yates come conformazione fisica, non solo per i bicipiti, ma anche per il front lat spread, che è disumano. Qui ce n'è uno. È davvero forse uno dei migliori, non solo nel Classic Physique, ma nel bodybuilding in generale. Un altro papabile, secondo me, è Vintage Genetics, come si chiama su YouTube, o Wesley Vissers, che è diventato pro qualche mese fa. Però davvero una conformazione da Classic Physique, vita stretta, V-taper, spalle larghe, dorsali che si allargano bene. E secondo me se la giocheranno questi tre. La top 3 saranno Brion, Wesley e Chris Bumstead, e io do per favorito Chris. Questo è un altro bel frontable bicep, un po' di tre quarti come lo faceva Arnold. E a proposito di dorsali, Alash Rabar non ha un fisico da classic physique, cioè è davvero troppo saturo, secondo me. Ho fatto un video da poco a riguardo. Stona molto, perché è ottimo come bodybuilder, davvero ottimo, ha delle belle gambe. Questa è una foto che avevo messo in quel video.
Cioè, però rispetto agli altri tre di cui ho parlato, i dorsali non si allargano bene come dovrebbe essere uno della Classic. Io lo vedrei meglio nella Open Class quasi quasi, però non penso che neanche lì farebbe benissimo. E dopo il terzo posto dell'anno scorso, secondo me scivolerà. Forse rientrerà nella top 5, ma non credo proprio. Anche perché la Classic Physique è una categoria che fa gola, perché molti non vogliono fare il Men's Physique per un motivo o per un altro, e tanti non vogliono fare nemmeno l'Open Class perché non gli piace il fisico così grosso, perché non hanno soldi per droghe e cibo, per un motivo o per un altro. Quindi la Classic Physique si sta popolando di talenti e ce ne sono proprio tantissimi che spuntano come funghi, quindi è difficile anche per questo fare previsioni. E Steve Loyos, che ha vinto il Pittsburgh Pro contro Divine Wilson, vi ricorderete, avevo fatto un video anche riguardo. Secondo me è ancora leggermente acerbo. Le linee ci sono, ovviamente. Ha uno stile di posing molto classico. Vabbè, queste foto ovviamente sono fatte in palestra, effettate, luce perfetta, come dico sempre, quindi sono mostruose anche per quello, però poi sul palco è un'altra storia. Comunque dicevo, è un ottimo bodybuilder, è molto giovane, questo è Franco Columbu in Pampinario, tra l'altro, credo che fosse a Ollollai, che è un paesino in Sardegna. Però lui è molto giovane, credo che abbia forse 20 anni, una cosa del genere, e avrà tempo per maturare, per probabilmente vincere il Classic Physique. Si chiama Rush Regan Grimes, che qui lo vediamo nella posing room della Beth Gym Powerhouse. Per chi non lo sapesse, la powerhouse di Beth Francis è la East Coast Mecca, quindi la mecca del bodybuilding della costa est a New York, che si contrappone alla West Coast Mecca, che è la Gold's Gym di Venice. La powerhouse forse è l'antagonista, mettiamola così, della Gold's Gym. Io sono andato in una Gold's Gym a New York, in una Powerhouse Gym a New York, nel Bronx. Mi dispiace non essere andato alla Beth Francis Powerhouse perché è davvero pieno di gente, bodybuilder e non. Questo è Regan Grimes nella posing room della Powerhouse Beth Francis. Beth Francis è un ex bodybuilder, una donna ovviamente, sposata con Steve Weinberger, che è questo tipo qua pelato che si intravede, che è il capo dei giudici della IFBB e gestiscono la Powerhouse. E nella posing room spesso vengono invitati bodybuilder che ricevono consigli da Steve Weinberger, quindi è importante parlare con questi personaggi perché ti possono dare dei consigli giusti, ti possono dire cosa vogliono i giudici. C'è andato anche Chris Bumstead, c'è andata molta gente. E Regan Grimes si è qualificato come Classic Physique al New York Pro, però secondo me non ha più un fisico classico, ovviamente ha delle belle linee. Però anche qui è troppo massiccio. Io lo vedrei meglio nell'open class. Secondo me, se lui si concentrasse nell'open class, potrebbe anche vincere il Mister Olympia. Quando si stava allenando in Kuwait, aveva messo molti muscoli, molta massa. Però probabilmente non gli andava stare in Kuwait. Forse si è accorto che stava crescendo troppo e troppo velocemente. È tornato in Canada perché lui è canadese. E si è concentrato nel rimpicciolirsi un pochino e poi da lì l'abbiamo visto al New York Pro che ha vinto. Però questo è un bel side chest, però non mi direte che questo è un bodybuilder da Classic Physique. È più estetico di quella Open Class, non ha la bubble gut, quindi secondo me deve puntare proprio sulla Open Class. Poi Divine Wilson, anche lui qualificato al Mister Olympia. Qui lo vediamo che dice: sono salito di 20 libbre, che sono un poco meno di 10 kg in una settimana.
Ancora 15 libbre. Voglio avere un aspetto fucking nasty, vuol dire cattivo, tipo al Mister Olympia. Sono eccitato, contento di vedere cosa posso fare con una preparazione di 12 settimane, quindi 3 mesi. Lui, tra l'altro, se non sbaglio, ha un lavoro, non mi ricordo che lavoro faccia. Aveva fatto un'intervista con Dave Palumbo dopo il casino che è successo a Pittsburgh Pro con Steve Lorius. Però lui ha un lavoro normale. Il bodybuilding l'aveva iniziato un po' come attività secondaria. Bella questa posa al New York Pro. Quindi lui lo vedo bene, penso che possa fare bene. Probabilmente lo vedrei anche superare Arash Rabar. Cioè, non mi stupirei se nella top 5 trovassimo adesso in ordine sparso Chris Bumstead, che penso comunque vincerà, Brion Ainsley, Divine Wilson, Steve Lorius e Wesley Vissers, che penso, come già detto, troviamo al terzo posto. Lui lo vedo molto più estetico di Arash. Mi dispiace perché è un ottimo ragazzo, però questo è quanto. Dulcis in fundo, il mio amato Sadikazovic, che ormai, cioè, lui non so neanche che se gliene frega di qualcosa, anzi mi sa che non è neanche qualificato. C'è qua. No, non è neanche qualificato. Questi sono i punti. Ah, neanche Divine Wilson è qualificato ancora. Però Divine Wilson ce la farà a 16 punti e lì lì per qualificarsi. Sadikazovic probabilmente allora non parteciperà, lo sto scoprendo con voi adesso. Ma lui ormai ha 2 milioni di followers, che a me non gliene frega niente di fare bodybuilder. Cioè, vende i suoi pacchettini di coaching online, segue gente. E direi che non si è piazzato bene negli ultimi Classic Physique, probabilmente ha capito che non è roba che fa per lui. Chissà se continuerà a gareggiare. E poi volevo trovare qualcun altro. Allora, chi è che avevo controllato? Che mi piaceva abbastanza. Ah, Zane Watson. Eccolo qua, Zane Watson. No, questa è 212, mi sto incasinando. Dave Hoffman, volevo dire. Dave Hoffman. Che anche lui ha vinto. Aiuto, lo troveremo. Bah, perché non lo trovo? Eccolo qua, lui è tedesco. Ha un ottimo fisico, davvero bello da vedere. Granitico, forse un po' meno estetico dei primi 5 che ho nominato poco fa. Però ci può stare, questi tricipiti non sono bellissimi, mi ricordano un po' i tricipiti che aveva Chris Dickerson quando ha vinto il Mister Olympia 82. Però è un fisico che, cazzo, se la può garrare con gli altri. Davvero un bel V-taper. Un accenno di vacuum, belle gambe, bella separazione, polpacci, bei bicipiti. C'è un pacchetto completo, niente di eccezionale. Però ce lo vedo bene anche lui. E questa è la sua vittoria. A San Marino mi sa che ha vinto, se non sbaglio. No. Comunque si è qualificato perché ha vinto. Non sono sicuro che abbia vinto il San Marino, però. Comunque si è qualificato. Non rompetemi le palle perché non mi ricordo dove, che contest ha vinto, perché sicuramente arriverà qualcuno che mi dirà: ma dai, fai video e non ti ricordi niente. Minzega, ricordatevelo voi dove si è qualificato un qualsiasi bodybuilder e fate un video così a memoria. Ah, lui è tedesco.
So, auf die Schnelle habe gewonnen. Habe mich für den Olympia qualifiziert. Habe Hunger. Melde mich später ausführlich. Danke. Quindi comunque dice, ho vinto, mi sono qualificato per Mister Olympia, c'ho fame, eccetera, eccetera, eccetera. E mi sembra, sì, infatti, avevo detto bene, sì, ha vinto il San Marino Pro. Quindi mi sono salvato in corner. Fiu, nessuno mi romperà le palle. Comunque, anche un canale YouTube che non guardo perché è tutto in tedesco, io capisco, parlo un po' di tedesco ma non lo capisco bene. Quindi dice From Czech me Dennis James, sein Wort in der Jütches Vor über 15 Jahren habe ich mir noch auf VHS die Auftritte von Dennis angeschaut. Und jetzt sagt er so nette Sätze zu mir. Quindi dice form check, quindi controllo con Dennis James, che tra l'altro hanno operato da poco, non mi ricordo che cazzo gli è successo. I giudici hanno ascoltato le sue parole e qui dice che fondamentalmente 15 anni fa si guardava il VHS con Dennis James. Comunque, un video bello lunghetto, spero che non ci siano casini col microfono. Fatemi sapere che ne pensate, sia di previsioni, sia nella top 5, top 3, chi pensate che vincerà. Ciao.